Luciano, perché ridi? Dice a Luciano? No, Dio come ti amo lo dico quando sono arrabbiata, quando litigo. Bella questa. Dio come ti amo. Però perché litigate? Abbiamo litigato tantissimo. Ah, pensavo oggi. E non mi ricordo più perché. Ma è veramente, abbiamo passato anni a litigare, ma non mi ricordo più perché. Ed è tanto che, insomma, che non litigo con Luciano, un po' di nostalgia dei nostri litigi, perché vedi, io penso che, insomma, se dovessi definire il mio rapporto con Luciano, lo definirei lotta continua. Lotta continua, Alessia, segniamocelo, perché stanno insieme da sempre. A parte lotta continuotti, quelli veri che incontravamo appena sposati da ragazzi, che quando io l'ho sposato... Certo, quello era il periodo. Sono venuta a vivere vicino a Roma, non avevamo ancora casa, stavamo vicino a Roma in una casa di fortuna di una zia di Luciano in mezzo ai campi, e lì venivano i fratelli a conoscermi, perché nessuno mi conosceva, anche della sua famiglia, perché ci siamo sposati in pochissimo tempo, in 3 mesi ci siamo conosciuti e sposati. Perché così poco tempo? È perché avevamo deciso da subito. Ma bravi, abbiamo capito che non, abbiamo capito, e ti è andata che, bene, perché non è che era scontato. No, perché eravamo contrari al matrimonio, tutti e due. E allora abbiamo scoperto di essere contrari al matrimonio entrambi, quindi sposabili. Diabolica questa cosa, contrario al matrimonio, sposabili. A parte che mi ha battuto, perché io in un anno, lei 3 mesi. Lei 3 mesi. Incredibile questa cosa. E quindi i lotta continuotti erano gli amici dei suoi fratelli che venivano a mangiare a sbaffo a casa mia. A sbaffo? In 20, in 30. E io là a cucinare. Cioè, ah, ma non sei così antipatica come ti credevamo, dicevano. Ecco. Cioè, e quindi, tu non solo cucinavi, li ospitavi e ti dicevano anche non sei antipatica. Comunque adesso questa parentesi mi è venuta in mente, perché lotta continua nel senso che per mantenere... Quando si è due personalità abbastanza ingombranti, e mio marito lo è molto più di me, perché tutti quelli che lo conoscono dicono che il divo vero è lui a casa, allora io per tener botta, per non soccombere, devo lottare. Io per esempio dico una serie di cose completamente inutili, anzi spero che non producano su di lui il benché minimo effetto, perché lui mi piace così com'è, però io le dico per rimanere a mia volta così come com'è. Sono. Certo. Beh, ragazzi, comunque è un procedimento che, scusate, non fa una piega, anche perché, insomma, una visione da quanto tempo state insieme? Sono... Esattamente, perché l'abbiamo festeggiato pochi giorni fa, il 13 aprile, 45 anni. Cioè, 45, dimmi Alessia. No, la cosa più bella che ha detto è che non si ricorda poi i motivi. Quindi non vuol dire si ricorda che sono i tutti motivi non gravi che hanno mantenuto il rapporto vivo, ma che alla fine non c'è niente di così allucinante da allontanarli. Intanto però ha dato una bordata ai parenti del marito, che avevano uno sbaffo. Cioè, io te lo dico. No, i parenti gli amici dei parenti. Sì. No, questi amici resistono ancora oppure... Mm,
ma non lo so, non li ho, no, li ho, no, li abbiamo, no, no, diciamo che sono altri, hanno capito, diciamo che sono altri.